Ciao! Bentornati al programma televisivo di oggi trasmesso da Spettacoli Televisivi con notizie come: Fabio Fazio riceve una stroncatura feroce dal big di Canale 5. Il commento velenoso scatena un vespaio in rete. Alcuni mesi addietro Fabio Fazio ha confermato i rumors martellanti ed annunciato il suo congedo dalla pubblica emittente, nonché dalla versione Rai di Che tempo che fa. Il conduttore ha rapidamente ricomposto armi e bagagli e si è apprestato a saltare sulla Rete 9 facente capo a Discovery più assieme all'inseparabile partner in crime Luciana Littizzetto. Ai due si è aggregata anche Filippa Lagerbach, anch'essa pronta ad affrontare una nuova avventura lontano dalla pubblica emittente. I vertici di Viale Mazzini, dopo aver appreso la decisione del mattatore, hanno comprensibilmente oscurato i canali social di Che tempo che fa, mossa che ha fatto imbestialire Fabio Fazio. Egli ha infatti annunciato di voler riproporre il medesimo programma sulle Rete 9, ma gli storici trascorsi in Rai sono stati cancellati dal direttivo con un virtuale colpo di spugna. Il divorzio dalle reti pubbliche, quindi, non si è rivelato privo di asperità e recriminazioni, e nelle ultime ore il conduttore ha ricevuto un ulteriore attacco frontale anche da Antonio Ricci, creatore di Striscia la Notizia. Fabio Fazio inchiodato da Antonio Ricci. Vogliamo parlarne? Antonio Ricci ha recentemente presenziato alla conferenza stampa per il lancio della nuova stagione di Striscia la Notizia, e, nel corso dell'evento, ha scagliato arco e frecce contro il volto di Che tempo che fa. Vogliamo parlare di Fazio che lascia la Rai? Ha esordito l'autore televisivo, secondo me ha fatto bene. È inutile stare in un posto dove sei sopportato. Tu hai un mercato. Dall'altra parte, però, c'è la parte clamorosa che fa, e in cui non lo batte nessuno. La parte da vittima di Fazio è da Oscar. È una roba che noi umani non riusciamo ad immaginare? Antonio Ricci ha poi argomentato. Questa volta è riuscito a fare intendere di essere stato cacciato, quando aveva già un contratto, penso da settembre. L'autore ha rincarato la dose. È stato astutissimo, ma fa parte di una roba che tutti gli invidiano, a livello comunicativo. E non è entrato lui inizialmente nella polemica, ma ha fatto entrare tutta la schiera dei suoi supporter. Il creatore di Striscia la Notizia ha poi riferito: è stato lì a farselo menare ancora, tutti gli anni. Alla fine, è diventata una roba noiosa. Antonio Ricci ha infine concluso: lui è già noioso di suo. In più ci mettiamo anche la noia che tutti lo maltrattano. Adesso, basta. Io non sopporto le faine che soffrono.